Domenico, ma com'era la valle del fiume Simeto nel passato? Era un insieme organico. Oggi può sembrare un po' disarticolato, come una, un paesaggio affastellato di strade, ponti, fiumi, centrali. Ma in passato era invece un insieme organico definito da un tratto unificante. Che era il fiume stesso, no? Ushumi, sì, Ushumi, che con il suo scorrere in valle definiva un paesaggio che pur nella sua contraddittorietà, disegnava un mosaico che era culturale e al contempo culturale, perché era fatto di relazioni umane e di biodiversità. Che poi è proprio questa ricchezza di diversità che stiamo rischiando di perdere, mi pare. Ed è ciò che in parte già abbiamo perso. Il bacino si è impoverito, ma non solo. Esiste in valle un fiume d'asfalto che è la statale 284, che proietta la valle sulla città. Quindi allontana anche le persone che vivono nel territorio dal fiume e dalla valle. C'è una fuga dal territorio. Costituisce effettivamente una via di fuga che sta innescando le dinamiche di spopolamento tipiche delle aree interne. Che poi sono le dinamiche che come presidio partecipativo del patto del fiume Simeto state cercando di contrastare da anni, no? Esatto, ciò che stiamo provando a fare e che dovremmo fare anche con questo progetto è provare a rendere la valle un posto in cui restare e un posto in cui tornare. Quindi non dire soltanto il fiume esiste, ma esiste se noi riconnettiamo la dimensione antropica dell'abitare con la ricchezza terracquea legata all'ecosistema fluviale. Esatto. Le azioni che come progetto Biotraces vorremmo portare avanti in Sicilia sono sostanzialmente tre. Mappare e rivitalizzare le nicchie di biodiversità ancora presenti nella valle del Simeto, riconnettere la dimensione antropica dell'abitare su quelle risorse terracque legate all'ecosistema fluviale e per questa via ridare centralità al fiume per contrastare i fenomeni di abbandono e desertificazione ancora in corso nella valle.